Poracci, Typing of the Dead era un vero capolavoro trash. Christian l'ho riconosciuto per primo, ma giuro che questi sono i suoni originali. Non c'è trucco, non c'è inganno, solo tanta qualità. Invece Brusil scrive Fart and Furious e porta a casa la risposta più sbagliata di tutte. Dai che però a livello di trama più o meno siamo in linea con la saga al cinema, non trovate? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che si possono giocare con due mani. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, parleremo dell'ennesimo scivolone da parte di Nintendo fatto sull'emulazione Nintendo 64. Daremo un'occhiata ai primi titoli classics che andranno a comporre il nuovo PlayStation Plus, riapriremo la giostra dei rumor con Kojima e Death Stranding 2 e andremo a vedere un comportamento scandaloso di Nintendo con Mario Strikers Battle League. A letto i bambini. Ma prima vi invito a cliccare sulla thumbnail giusta e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e venite in live questa sera alle 22 sul sito Viola per una tier list a tema Nintendo imperdibile. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Il rinvio al 2023 di Starfield è stato un duro colpo per Microsoft, che di punto in bianco si è ritrovata senza una delle esclusive più importanti per la fine dell'anno. Vi state per caso domandando quanto Starfield sia importante all'interno dell'ecosistema Game Pass? Beh, per rispondere alla vostra domanda, capite che c'è un discreto hype nei confronti di un titolo quando basta il leak di una sola foto per scatenare un putiferio incredibile su internet. Ma non si tratta di una foto qualsiasi. No, ad essere stata trafugata dai laboratori Bethesda c'è questo incredibile screenshot di una porta. Visione celestiale che ha mandato in subbuglio gran parte dell'utenza online. Sì, il clima intorno a Starfield è leggermente teso e sono proprio curioso di vedere quale sarà la reazione del grande pubblico una volta che il titolo verrà svelato ufficialmente. Negli ultimi anni Capcom ha vissuto una vera e propria rinascita grazie alla modernizzazione di alcuni dei suoi brand di punta, Resident Evil e Monster Hunter su tutti. Il catalogo del publisher è però sconfinato e vanta tantissime IP che non vengono sfruttate da decenni. Un rappresentante dell'azienda, durante un botta e risposta con i nuovi investitori, ha rassicurato la platea affermando che l'azienda sta costruendo il suo calendario di uscite ascoltando proprio i desideri degli utenti quando si tratta di brand ormai sopiti da tempo. Sarebbe bello vedere il ritorno di qualche vecchia gloria come Power Stone, Okami o anche Lost Planet, lo ricordate? Intanto il prossimo anno vedrà la luce Pragmata, il primo franchise originale di Capcom negli ultimi 10 anni? Diciamo che non è solo Nintendo a vivere di nostalgia. State aspettando Klonoa ma avete paura che la versione Switch possa essere inferiore a quanto sarà portato sulle altre console? Il divario ci sarà sicuramente, però intanto abbiamo i primi dettagli sulla versione Switch, che sulla carta sono abbastanza rassicuranti. Il gioco, anzi la collection, punterà ai 60 fps, ma non sono garantiti, e avrà una risoluzione di 720p in modalità portatile e 1080p in configurazione fissa. Inoltre il gioco peserà circa 8 GB, a differenza dei 12 delle altre versioni, molto probabilmente a causa della risoluzione delle texture più bassa. Si potrà giocare sia col Pro Controller che con un singolo Joy-Con. Il titolo, vi ricordo, uscirà il prossimo 8 luglio. Voi su che console lo giocherete? E prima di chiudere vi ricordo al volo che per scaricare contenuti dall'eShop di 3DS e Wii U c'è ancora molto tempo. È vero, da domani non sarà più possibile aggiungere fondi tramite carta di credito, ma si tratta comunque di un'opzione che era rimasta attiva solo in Nord America. A noi europei, per ora, non cambia nulla. Se siete interessati vi rimando a un breve video dove vi spiego come continuare a fare acquisti su questi shop anche quando verrà rimossa la possibilità di utilizzare carte prepagate. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. La scorsa settimana ci siamo lasciati facendo i complimenti, almeno parzialmente, a Nintendo per i passi fatti in avanti con l'emulazione Nintendo 64. Ma neanche 2-3 giorni e già mi devo rimangiare tutto quanto.
Infatti, durante il fine settimana è stato scoperto un bug all'interno di Kirby and the Crystal Shards non presente nella versione originale. Nei livelli sott'acqua, se si viene colpiti in alcune circostanze specifiche, Kirby entra in un'animazione di hitstun perenne, rendendo impossibile proseguire all'interno del gioco, forzando così l'utente a riavviare la partita. Purtroppo in tantissimi stanno riscontrando questo bug, piovono le segnalazioni su Twitter, mentre non c'è nessun resoconto di una situazione simile avvenuta nella versione originale. Nintendo ancora una volta è scivolata sulla sua stessa emulazione. Senza andare a scomodare problemi di rendering grafico riscontrati un po' ovunque, questo è almeno il secondo caso di un game breaking bug all'interno dell'app Nintendo 64 su NSO. Il primo era un crash durante una battaglia di Paper Mario che forzava la chiusura dell'applicazione e faceva perdere i progressi salvati. Ovviamente Nintendo in questi mesi si è dimostrata molto attenta al feedback degli utenti e in modo silenzioso e piano piano ha sistemato un po' tutto. Ci sono voluti però 2 mesi per risolvere il bug di Paper Mario, mentre altri continuano ad essere presenti e non c'è nulla che ci assicura che la situazione per Kirby si risolverà in breve tempo. Insomma, la sensazione è sempre quella. Abbiamo tra le mani un servizio dall'incredibile potenziale che purtroppo è gestito in maniera pessima. Un vero peccato. Rimanendo però nello stesso ambito, ma passando dall'altra parte della barricata, iniziano a spuntare le prime testimonianze riguardanti il catalogo di classici che andranno a comporre l'offerta del nuovo PlayStation Plus. E i primi dettagli sono incoraggianti. Non del tutto, ma forse ci siamo. Innanzitutto, come dicevo rispondendo a un commento di qualche giorno fa, è incredibile come alcune feature basilari, come la possibilità di acquistare singolarmente i giochi, vengano viste come rivoluzionarie. Significa che siamo proprio abituati male. Quindi è giusto ribadire questo aspetto dell'offerta del Plus. Per usufruire dei titoli classici non sarà necessario per forza abbonarsi al servizio, ma potranno anche essere acquistati singolarmente. Per intenderci, la presenza di un abbonamento non esclude quella di una virtual console. E i prezzi sono anche molto interessanti. Su alcuni store asiatici, dove il servizio verrà attivato a partire dal 24 maggio, è già possibile trovare i prezzi di alcuni titoli come Oddworld, Worms World Party, Worms Armageddon e Ridge Racer 2, che variano tutti tra i 5 e 10 euro. Poi sul canale YouTube di Video Games Chronicle è stato messo alla prova Abe's Odyssey e possiamo vedere alcune delle feature aggiunte con questa riedizione emulata. Tra queste ci sono il supporto alla funzione di Rewind e anche l'accesso a varie impostazioni grafiche, dai filtri video per simulare i vecchi televisori ai diversi tipi di risoluzione. Solo che a forza di giocare con i setting, l'app si chiude forzatamente, un problema che speriamo sia solo un caso isolato o comunque un fenomeno che verrà presto risolto. Tra il supporto ai salvataggi in cloud e la possibilità di integrare i trofei, purtroppo la loro inclusione sarà a discrezione degli sviluppatori, direi che l'idea dell'emulazione proposta, almeno sulla carta, sembra vincente. Voi cosa ne pensate del nuovo Plus di Sony? A questo punto preferireste abbonarvi a tutto il catalogo o magari siete tentati di acquistare qualche vecchia gloria singolarmente? Ora però torniamo a parlare di Kojima e del suo prossimo progetto. Perché lo sapete, no? Basta solo nominare il game designer giapponese per scatenare un vero casino. Come al solito, quando si parla di Kojima si crea una giostra infinita di rumor e speculazioni, anche se molto spesso sul nulla. L'isteria nei confronti delle sue produzioni è tale che molto spesso Kojima non deve far nulla per alimentare l'hype, ci pensano gli altri. Quando invece inizia a muoversi succede un vero macello. Venerdì, Norman Reedus, l'attore protagonista di Death Stranding, parlando della sua collaborazione con Kojima durante un'intervista pubblicata su Leo Edit, se ne è candidamente uscito con «Abbiamo appena iniziato a lavorare sul secondo». Sappiamo che Kojima Productions è al lavoro su qualcosa, anzi molto probabilmente su più di un progetto, ma dopo l'esperienza con la Director's Cut del primo Death Stranding, uscita a inizio di questo anno, il game designer giapponese sembrava pronto a passare oltre. In ogni caso, gli è bastato pubblicare una serie di immagini dove ironizza sull'accaduto per scatenare un putiferio di speculazioni e gli utenti hanno iniziato a scandagliare pixel per pixel le foto nel tentativo di trovare, in modo, se vogliamo, esageratamente paranoico, dettagli sulla prossima produzione targata Kojima. Poracci, il buon Hideo di sicuro sta lavorando a qualcosa e molto probabilmente avremo i primi dettagli molto presto. E per quanto è verosimile una nuova collaborazione tra Kojima e l'attore, è praticamente impossibile prevedere quello che ne uscirà fuori. Quindi andateci piano con l'hype, perché è un attimo ritrovarsi tra le mani un nuovo Abandoned. Detto questo, secondo voi Kojima riprenderà l'universo narrativo di Death Stranding o passerà oltre? E chiudiamo rapidamente con i nuovi mini spot di Mario Strikers pubblicati da Nintendo.
perché c'è una cosa che mi fa troppo ridere. Allora, i video sono super incoraggianti e confermano tutto quello che di buono possiamo aspettarci dal titolo. Dalla customizzazione dei personaggi all'azione esagerata e fuori dalle righe, c'è tutto. In particolare, la breve intro in CGI di questo video potrebbe far ben sperare nella presenza di una modalità single player, magari raccontata proprio con dei filmati che sembrano delle vere e proprie produzioni cinematografiche. Se il livello di cura e dettaglio verrà mantenuto così alto su tutti gli aspetti della produzione, Battle League potrebbe diventare una delle migliori produzioni in assoluto di Next Level Games. Però fermiamoci e parliamo un attimo di una cosa. Due dei quattro video pubblicati hanno lo stesso titolo, ma una copertina diversa. Poracci, ora, mentre sto montando il video, Nintendo purtroppo ha cancellato il quarto video a cui sto facendo riferimento, quindi non ve lo posso mostrare sul canale, ma vi assicuro che c'era e fortunatamente avevo fatto una foto col cellulare allo schermo, quindi questa è la prova che esisteva un quarto video con lo stesso titolo del secondo, ma una thumbnail diversa. Torniamo al video. Il primo, al momento in cui sto scrivendo, ha meno di 20.000 visualizzazioni, mentre il secondo è arrivato quasi a 100.000. Per tutti quelli che si domandano come funziona l'esposizione su YouTube e il concetto stesso di clickbait, questo potrebbe essere un interessante caso da analizzare. Dai Poracci, vi aspetto nei commenti. Secondo voi, perché questo video ha 6 volte tanto le visualizzazioni? Io un'idea me la sono fatta, e voi? Poracci, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera sul sito Viola per un'ennesima tier list nintendosa, altrimenti a domani con un nuovo video. Voi, in ogni caso, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Kojima, Michele Strikers, Battle League, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Aridus, ma ci piace. Neanche Ubaldi fa una cosa del genere.